Giorgio Lapira nacque il 9 gennaio del 1904 nell'unico comune della provincia di Ragusa bagnato dal mare, Pozzallo. La città terrazza sul Mediterraneo, la via di fuga verso Malta e verso l'Africa. Giorgio Lapira e Salvatore Quasimodo, giovani studenti nella Messina del terremoto, si entusiasmano per D'Annunzio e Marinetti. Insieme mescolano cielo, mare, poesia, politica, giovinezza e costruiscono il loro audace ideale di anticonformismo, muovendo i primi passi nell'umile e rassegnata Italia giolittiana. Così Giorgio Lapira, alla vigilia del suo straordinario destino politico, venne a studiare a Firenze, portando con sé l'ingenuità infantile e il fervore dell'adolescenza, muovendosi rapido nell'hic sunt leones della vita e contemplando il suo sacro cono d'ombra. A Firenze, dove rimase per tutta la vita, fu docente di diritto romano, fu Don Raimondo, fu direttore della rivista Principi, fu ricercato dalla polizia, deputato dell'Assemblea Costituente, sottosegretario al Ministero del Lavoro, fu 3 volte sindaco, presidente della Federazione Mondiale delle Città Unite. Si considerava un cittadino del mondo. La sua vita fu contemporanea alla guerra russo-giapponese, all'indipendenza bulgara, alla rivoluzione in Cina, alla prima guerra mondiale, alla conferenza di Versailles, a Vladimir Ilyich Lenin, al consolidamento di potere di Stalin, alla disobbedienza civile in alla India, legislazione razziale di Norimberga, al bombardamento di Berlino, alla guerra civile spagnola, alla seconda guerra mondiale, a Pearl Harbor, allo sbarco in Normandia, alla nascita dell'ONU, all'assassinio di Gandhi, alla nascita della Repubblica Popolare Cinese, al patto atlantico, al patto di Varsavia, al primo uomo nello spazio, alla guerra nel Vietnam, al maggio all'indipendenza del Bangladesh, al colpo alla di Stato dittatura in Cina, militare in Argentina, alla guerra del Libano, al viaggio di Sadat a Gerusalemme. Giorgio Lapira, immerso fino al collo nei pericolosi equilibri internazionali, rispondeva che il cristianesimo è storia e geografia, che Marx non avrebbe scritto il Capitale senza l'Esodo, che la barca di Dio è in pieno movimento e che questa catena che noi stiamo costruendo, almeno con la speranza, a Firenze, che ora ha avuto la sua continuazione. Che catena è? È la catena della pace. Per Giorgio Lapira, il Vangelo è un manuale di ingegneria politica. Giorgio Lapira rimane tutt'oggi uno dei personaggi più inafferrabili di tutto il Novecento. È impossibile essere lapiriani, nel senso che non è razionalmente definibile la personalità di Lapira. Sono definibili, ovviamente discutibili nel senso positivo del termine, i suoi messaggi, perché Lapira probabilmente è stato, probabilmente, fra gli amministratori formali di Firenze il personaggio più importante anche rispetto al passato. In questa sala, nella sala di Clemente, un diplomatico americano venuto a far visita a Lapira perché proprio per le sue iniziative che allora erano considerate assolutamente fuori dalle righe, e mi raccontò Lapira personalmente di questo episodio in cui
questo diplomatico parlavano di Firenze, c'era il problema della Pignone, della Galileo, e quindi lui diceva perché c'è il problema della disoccupazione. E questo diplomatico che diceva, la disoccupazione fate come facciamo noi in America, e dava la ricetta americana per tutto quanto. La Pira cambiava argomento, lo diceva, poi siamo impegnati con l'isolotto perché si costruisce una città satellite di fatto, perché c'è il problema della casa, i giovani non hanno il problema della casa, fate come facciamo noi in America. Allora anche lui cambiava di nuovo argomento, diceva. La Pira a quel punto disse, guardi, non è molto facile che noi facciamo le cose che si fanno in America, perché, vede, noi qui siamo nella Repubblica Fiorentina, questa è la sala di Clemente VII, questa sala è da sempre l'ufficio del sindaco di Firenze. Ora, lei pensi che davanti a me, sindaco di Firenze, tanti e tanti anni fa, è venuto un fiorentino ed è seduto dove sta seduto lei in questo momento, in quella seggiola, e mi ha detto, signor sindaco, mi chiamo Amerigo Vespucci, che posso andare a scoprire l'America? E io gli ho detto, vada, vada. Ecco, dice, dopodiché, proseguivo la fila, non mi dissero più niente di quello che dovevamo fare. Noi siamo qui per chiedervi di darci una mano a realizzare questo documentario su Giorgio La Pira. Ognuno a suo modo di voi ha un motivo per parlarne, per raccontarci un aspetto che ci aiuta a ricostruire questa personalità. A me è piaciuto tanto il suo modo di pensare, di legare la laicità e la religione. Leggendo scritti, leggendo le opere di Giorgio La Pira, e credo che lui abbia potuto interpretare la laicità in maniera positiva, sposando la laicità con la religione. Noi, prima di essere uomini di religione, siamo uomini. Quanto pesa, secondo voi, la Pira, questa dimensione dell'utopia? Questo è un problema che, secondo me, hanno avuto tutte le religioni in periodo moderno. Il cristianesimo un po' prima, l'ebraismo nel mondo dell'Ottocento, e l'Islam forse più nel Novecento e ora, ma alla fin fine è una cosa comune a tutti noi. Dare la carica religiosa, la carica della fede, no? Per esempio, a un concetto di per sé, possiamo anche intenderlo in termini laici, no? La dignità dell'uomo, e lì ognuno prende poi la sua. Però io sono sicuro che anche un uomo che si definisce laico o non religioso, indifferente alla fede, la carica la prende comunque. E qui abbiamo fatto il nostro. La mamma mi diceva, guarda, passa la Pira, e dicevo, guarda, quello è un vero cristiano, quello vive da povero. Si vedeva come la Pira invitava a mettersi nei panni dei poveri. Mettersi nei panni dei poveri, che era spesso una cosa letterale, no? Quando lui vive per l'appunto durante il periodo della Costituente a Roma insieme ai professorini, e c'aveva il cappotto buono per andare, e torna un giorno con un cappotto pulcioso, perché dice, ma l'ho data uno che aveva più freddo di me, il mio, e io ho portato questo. Il cappotto era così pieno di pulci, così puzzolente, e poi l'hanno dovuto bruciare all'aria aperta, insomma lui è rimasto senza cappotto, no? C'era, e anche lì c'è la forza, come dire, di gesti che sono spontanei, apparentemente pittoreschi, ma è come un dare evidenza simbolica, appunto, e reale, insomma, all'adesione, ecco. Sentire i poveri come interlocutori. Questo amore per la bellezza era per tutti, cioè i poveri dovevano partecipare della bellezza, dovevano partecipare alla cultura. Quest'idea di Firenze è una specie di sintesi della bellezza che si pone poi in continuità con Gerusalemme
per cui viene fuori quasi una figura simbolica. La sposa Firenze, no? Si innamora di Firenze perché riesce a comprendere dentro la città una trama d'oro che in qualche modo ha permesso alla città di non morire. E poi ricordiamoci la vicenda del Pignone, che non fu soltanto così un atto, perché diciamo la storiografia ci consegna questa idea della telefonata a Mattei, per cui appunto la Bibbia avrebbe detto, dice, lo Spirito Santo mi ha detto che deve comprare lei, ti deve comprare la Pignone. In realtà c'è un progetto, cioè, e poi anche questa cosa inedita, e la Pira elaborò questa potenzialità di recupero dell'azienda insieme ai lavoratori. Ora immaginiamo che cosa succederebbe oggi in questo imperante modo di pensare in cui il mercato e le leggi del mercato sono qualcosa che non si può toccare, eccetera, eccetera, però il politico ha proprio il dovere, proprio il compito di fare in modo che queste leggi del mercato, che non si possono non tenere presente, siano comunque governate da chi ha il potere di governo, perché se no è inutile avere un governo. Il mio giornale La Nazione all'epoca, che non era certo più lapiriano che si potesse pensare, lo definivano un pesce rosso nell'acqua santiera. Beh, ricordo, vero? Togliatti forse gli dissero: la Pira, io e te abbiamo la stessa testa del PC. E lui rispose: sì, abbiamo la stessa testa, siamo tutti e due battezzati. Quella fu la sua risposta: abbiamo la stessa testa, siamo tutti e due battezzati. Giorgio La Pira entrò nella vita politica del suo paese partecipando all'Assemblea Costituente. Fu uno degli uomini e delle donne che scrisse la Costituzione italiana. Alcuni articoli importanti, gli articoli 2 e 3, che parlano della dignità della persona umana, l'articolo 7 sul rapporto fra Stato e Chiesa, l'articolo 11 in cui si dichiara che la guerra viene ripudiata come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. È una notizia non verificata, ma la cui storicità è quasi certa, che una delle tre copie del rapporto segreto di Khrushchev è arrivata in Occidente, una che fosse andata al New York Times, una non mi ricordo, ma una che fosse consegnata dall'ambasciatore sovietico in Italia alla Pira, alla Certosa. Quindi lui aveva, insomma, un credito fortissimo con questo mondo. Fece fondare la Repubblica Italiana sul lavoro. La discussione che ebbe con i comunisti era questa. I comunisti dicevano: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoratore, perché giustamente facevano tirare l'acqua al loro mulino. E la Pira cominciò ad arrabbiarsi dicendo: no, è un'altra cosa, non stiamo a parlare di lavoratore, parliamo della cosa fondamentale, lavoro. Voi ci pensate una repubblica in Occidente che è fondata sul lavoro? Cioè una sorta di sacralità del lavoro, una sorta di valore, non sul capo, sul lavoro. Non mica roba da poco, Sì, no. Cioè, lui è preghiera, pensiero, azione, preghiera. Sempre così, dove il tratto tra la preghiera e il pensiero è molto lungo. Da pensiero all'azione è strettissimo, immediato. Se no, che serve pensare? Oggigiorno, credo, tanti, non solo gli immigrati o le persone di fede islamica, ma tutti i cittadini hanno bisogno di quel spirito che è stata scritta la Costituzione, di applicarlo sulla vita quotidiana. Cosa rimane? Rimane, io direi, un'intuizione di fondo. Quello che oggi si dice è un linguaggio diverso. Quando noi oggi parliamo di buona globalizzazione, del rispetto dell'alterità e delle diversità che tali rimangono, ma che sanno interagire, insomma, all'interno della città. Ecco, questo in La Pira c'è già.
Qual è il mistero dei tetti di Firenze? Provatevi a guardarli meditando, la piazzale Michelangelo ed a San Miniato. È vero o non che essi formano attorno al duplice centro della cupola di Santa Maria del Fiore e della torre di Palazzo Vecchio un tutto armoniosamente unito, quasi un sistema di proporzioni geometriche ed architettoniche che esprimono, come il sistema stellare, ordine, bellezza, preghiera, riposo e pace. Gerusalemme, quante volte ho voluto radunare i tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini sotto le ali, e non hai voluto. Gerusalemme, non era forse la trascrizione architettonica urbanistica di questa unità divina? Da qualche tempo fiorisce sempre più chiaramente nella mia anima il Mediterraneo. Le nazioni che sono nelle rive di questo lago sono adoratrici del Dio di Abramo. E Firenze non è, appunto, ancora più perfezionata e più armoniosamente costruita allo specchio di questo archetipo divino? Cosa deve fare l'Italia? Preoccuparsi, con un largo respiro, della unificazione, della convergenza di queste nazioni mediterranee? Ecco un piano politico molto preciso, un piano che ha per misura, per fine, per ispirazione, la rivelazione divina. Poesia? No. Realtà politica è profonda, perché anche la grazia ha una sua geografia. La storia sacra è storia autentica, si svolge attraversando popoli, terre, città, civiltà, nello spazio, nel tempo, nelle persone, negli eventi. Non è questa la terza forza di cui si va in cerca con tanto affanno? Non è proprio questa la pietra d'angolo politica e civile sulla quale si può edificare la nuova casa dei popoli e delle nazioni? Firenze e Gerusalemme per la Pira erano le città, perché la divisione una città, la ferita inferta a una città è un delitto contro la storia. L'unica cosa che certamente la Pira ha sempre combattuto sono i muri che dividono le città. Una volta ne parlai con Nasser, lui mi diceva: lei perché sempre si riferisce ad Abramo? Ma perché lei è maomettano, arabo, e deriva da Abramo. Io sono cristiano e derivo da Abramo. Gli ebrei sono derivano da Abramo. È la medesima fonte storica, spirituale, culturale, che non è una cosa così pietistica, è il senso stesso della storia, è la storiografia del profondo. La storia nel suo fondo, come gli oceani, è mossa da una tendenza irreversibile. E quella tendenza è la unificazione, in qualche maniera, della famiglia abramitica. Thank you.
Le città restano, specie le fondamentali, arroccate sopra i valori eterni, portando con sé, lungo il corso tutto dei secoli e delle generazioni, gli eventi storici di cui esse sono state attrici e testimoni. Restano come libri vivi della storia umana, della civiltà umana, destinati alla formazione spirituale e materiale delle generazioni venture. Le generazioni nuove sono come gli uccelli migratori, come le rondini. Sentono il tempo, sentono la stagione. Quando viene la primavera, essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale che indica loro la rotta e i porti verso la terra dove la primavera è in fiore. Il fiume storico avanza irreversibilmente, anche attraverso ansie dolorose, verso la foce della pace, unità e promozione dei popoli, e il punto assiomatico, la stella polare che deve orientare la politica degli stati in questa fase finale, atomica, spaziale, ecologica, demografica, del mondo. I contadini che guardano con attenzione le gemme degli alberi, perché lo fanno? Per rendersi conto che esorta una nuova stagione, comincia la primavera. E dicono, dunque, quindi proporzionano alla stagione nuova tutti i loro lavori, le loro provvidenze, eccetera. Ora, il Vangelo lo dice con molta chiarezza questa cosa. Coloro che hanno interesse a meditare sulla storia e quindi anche sulla politica, perché la storia è l'indicatrice della politica, dà la direzione alla politica, cosa devono fare per essere degli uomini responsabili, è vero, per avere una meditazione seria? Devono in qualche maniera scrutare i segni dei tempi per sapere qual è la stagione nella quale la storia è entrata. Questo concilio è uno dei segni più caratteristici della storia presente e futura del mondo. Perché? Perché non si tratta, diciamo così, di un problema di tecnica religiosa soltanto, della liturgia, no? È qualche cosa di più profondo. È la prima gemma, per così dire, che spunta nell'albero della storia nuova e che indica una cosa certa, prima, che la guerra non si farà. Secondo, che la pace e l'unità del mondo tra tutte le nazioni sarà, anche se faticosamente, sarà costruita.